Un ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio. Io sono Fabio e questo è il mio canale, l'Aspirante Falegname. Oggi farò la recensione di un trapano che ho acquistato circa un anno fa e che, come al solito, ho avuto modo di testare a fondo. Questo modello in particolare è il perfetto equilibrio fra qualità, potenza e prezzo. Restiamo quindi in casa Milwaukee. E qui, diciamo, scendiamo di livello rispetto al fratello maggiore che ho censito precedentemente. Siamo in un modello a 12 volt. Le caratteristiche chiaramente cambiano in termini di dimensioni, di potenza, di peso, però quello che rimane invariata è la qualità. Mentre prima parlavamo di un top di gamma da 135 Nm di potenza, qui parliamo di un eccellente trapano adatto a qualsiasi utilizzo per un hobbista, ma anche per un professionista, la cui potenza massima è 44 Nm. Però attenzione, sono 44 Nm reali. Il modello in questione è l'M12 FPD0. Può essere acquistato da solo col corpo macchina, quindi solo il corpo macchina, se avete già batterie e caricabatterie, pure con due batterie. In Milwaukee ormai lo sapete, come le altre aziende, fanno ormai trapani solo senza carboncini. Quindi la Milwaukee li chiama fuel, sono comunque trapani brushless. Quindi ripeto, senza carboncini, il che vuol dire che non c'è bisogno di fare la manutenzione. Le batterie durano di più perché il motore viene sfruttato molto meglio e soprattutto si scaldano anche di meno rispetto ai modelli a carboncini. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcuno che lo possiede, lo utilizza da tempo e che cosa insomma ne pensa. Parliamo adesso delle caratteristiche. Abbiamo un peso di 1,2 kg. Con la batteria arriva intorno a 1,5 kg. Poi dipende se prendete batterie da 3 o quelle da 6. Chiaramente la ghiera con la possibilità di selezionare la foratura con percussione, semplice foratura, e poi a 16 diversi gradi di frizione per l'applicazione a vitatura. Ci sono due velocità che mi sembra vadano da 450 a 1700 giri al minuto. La prima velocità, 450 giri al minuto, sviluppa chiaramente la massima, il massimo della coppia, che sono 44 Nm. La seconda velocità invece arriva fino a 1700 giri e sviluppa 33 Nm. Come al solito, quindi, velocità 1 massima coppia, velocità 2 massima velocità. La prima chiaramente per le applicazioni più gravose, quando si va a forare con punte di grosso calibro; la seconda invece quando si va a forare il cemento, mattonelle, il ferro o legno con punte fino a 10, massimo 12 mm di diametro. Il pulsante è sempre estremamente comodo, è in plastica, ci sono parti gommate, quella dell'impugnatura e quella dove si va a appoggiare la mano per far pressione, il gancio sulla parte sinistra, ma può essere messo anche sulla parte destra per appendere il trapano alla cintura. Per staccare la batteria basta schiacciare su queste due parti laterali della batteria e tirare, e per inserire basta schiacciare la batteria all'interno del corpo macchina. Il corpo è come al solito fatto in plastica rigida e di particolare qualità. La ghiera è composta di lega di magnesio e il mandrino è interamente in acciaio. Il mandrino può ospitare punte fino a 13 mm. È più che sufficiente per eseguire qualsiasi tipo di operazione, sia per gli hobbisti che per un certo tipo di professionisti che non debbano fare operazioni particolarmente gravose. Quello che però vi posso dire è che, a differenza del modello FPD2, vi metto in alto in descrizione il link se volete approfondire e la conoscenza di questo trapano, è sicuramente molto più leggero, molto più maneggevole, di conseguenza stanca anche molto meno il braccio nell'utilizzo di tutti i giorni. Quindi è un trapano che può essere utilizzato perfettamente come alternativa a un avvitatore a impulsi, quando si debbano eseguire operazioni di avvitatura di mobilia per lungo tempo. Chiaramente, come tutti i prodotti di fascia professionale, non ha alcun tipo di problema in termini di oscillazione del mandrino. Il trapano misura 17 cm di lunghezza, ha un'altezza totale sempre di 17 cm e circa 5 cm di profondità. È dotato chiaramente di luce LED per illuminare l'area di lavoro. In questo caso la luce LED è stata posta proprio al di sotto del mandrino, diciamo che illumina l'area di lavoro non bene come quando la luce viene proiettata dal basso verso l'alto. Non è dotato del meccanismo anti-shock, ovvero purtroppo trasferisce al polso l'eventuale contraccolpo quando il motore viene a bloccarsi.
Se comprate solo corpo macchina, ricordatevi successivamente, quando comprate le batterie, che la dimensione, ovvero l'amperaggio delle batterie, influenza lo spunto, quindi la potenza che il trapano può esprimere nelle lavorazioni più gravose. Vi consiglio di non scendere sotto la 3 Ah. Andiamo ad eseguire adesso dei test per verificare quanto questo trapano sia performante con soli 44 Nm. Vediamo ora come se la cava con la vitatura. Queste sono viti rispettivamente da 5 mm, 6 mm, 7, 8, 10. Queste sono due viti per travi, rispettivamente sempre 10 mm di spessore, 20 cm e 30 cm. Batteria a pieno carico, velocità 2. Vediamo se è in grado di avvitare senza problemi una vita 6. Direi sì, nessun problema. Proviamo con questa da 5, questa è da 6. Proviamo questa da 6. Direi nessun problema anche qui. Questa è sempre da 6, ma è di lunghezza 12 cm. Vedete? Con la velocità 2 non ce la fa, quindi dobbiamo passare a velocità 1. Proviamo con velocità 1. Senza problemi. A questo punto proviamo con un tirafondi da 8 mm di spessore. Sempre velocità 1. Direi avvitata perfettamente. Tirafondi da 10 mm. È andato in protezione. Vediamo se riesce a continuare. No, vai, continua ad andare in protezione. Quindi diciamo il suo massimo è il tirafondi da 10 mm. Cambiamo angolazione e ora proviamo ad avvitare le viti sempre da 10 mm, rispettivamente da 20 e da 30 cm. Beh, direi nessun problema. Nessun problema, ho fermato io per evitare il colpo alla mano. Proviamo con un tirafondi da 10 mm, 20 cm di spessore. È andato in protezione, però diciamo che più dei 2/3 li ha avvitati senza problemi. Proviamo a vedere se riesce ad andare oltre. No, niente, va in protezione. Effettivamente più di così non gli si può chiedere. Andiamo adesso a eseguire con una punta di diametro di 18 mm e una lunghezza di 32, un foro sempre lungo questo trave di abeto. Direi che anche se con parecchio sforzo è riuscita a introdurre la punta per tutta la sua lunghezza all'interno di questo trave di abete. Prova con mecchia da 25
mm, murale da 8 cm di spessore. Vediamo con velocità 2, ovvero 33 Nm, come se la cava. Direi molto bene, vecchia da 30. Proviamo adesso con una vecchia da 36. Credo che sia necessario passare alla velocità 1, perché alla velocità 2 sicuramente non ce la fa. Comunque vediamo come si porta. Facciamo un test comparativo con il fratello maggiore da 130 Nm. Velocità 2, mecchia da 36. Adesso andiamo ad eseguire un test di sensibilità della frizione. Come vi ho detto già prima, ci sono 16 gradi differenti di frizione per avvitare le viti. Vediamo come si comporta. Questa è una vite da 2 mm. Come vedete, non ha sentito che la vite è arrivata a fine corsa. Proviamo con un'altra. Nemmeno in questo momento. Ecco, siamo più o meno a un millimetro sotto il margine. No, direi che da questo punto di vista purtroppo il trapano è insufficiente, gravemente insufficiente. Andiamo ad eseguire adesso qualche prova di foratura sui mattoni punta del 6. Andiamo prima a fare il foro senza percussione. Beh, direi. Vediamo con la percussione. Ora vediamo come se la cava nel forare la mattonella di cemento dallo spessore di 3,5 cm. Punta del 6, velocità 2, percussione. Visto che ci siamo, vediamo come se la cava il fratello maggiore. Beh, devo dire che la differenza è abissale. Prova finale, punta 12 mm, velocità 2, percussione. Andiamo a fare il paragone con il modello da 18 volte.
vediamo ora come se la cava a forare con una punta da 8 mm una barra di acciaio di 8 mm di spessore. Bene, dopo questi test veniamo alle conclusioni. Allora, secondo me questo è un trapano di ottima qualità. Io l'ho comprato come secondo trapano, cioè per utilizzarlo in abbinamento a quello da 18 volt per svasare o per avvitare quando non sia disponibile l'avvitatura d'impulsi. Quindi abbiamo visto che se la cava benissimo nel legno, se la cava altrettanto bene nei fori e nel laterizio, direi che per l'hobbista può essere tranquillamente il trapano principale. Ha un costo contenuto perché il corpo macchina costa, mi pare, circa 100 euro, poi vi metto il link in descrizione se vi interessa acquistarlo, e vi consiglio di abbinarlo a batterie minimo da 3, meglio addirittura se da 6, almeno così vi garantite un'autonomia infinita. Mentre invece per il professionista è meglio utilizzarlo come secondo trapano in abbinamento a qualcosa di più potente. Unica nota dolente, secondo me comunque abbastanza importante, non capisco se questo è un problema di questo trapano o è un problema di tutta questa serie di trapani della Milwaukee, è quello della frizione, nel senso che il trapano non riconosce il fine corsa della vite, non riconosce il fine corsa delle piccole viti e di conseguenza non si arresta in modo automatico. Anche per quest'oggi è tutto, se vi è piaciuta questa recensione lasciatemi un bel like, non dimenticatevi poi di iscrivervi e attivare le campanelle per essere aggiornati sulle nuove recensioni che andrò a fare su questo canale. Un saluto a tutto da Fabio, l'aspirante falegname.